così. Giovi, oggi è Pasquetta. Che fai? La tradizionale gita fuori porta? Non saprei, perché oggi è brutto tempo. Può darsi vado a trovare gli amici. Una cosa normale. Ah, ho capito. Ma tu sei credente? Beh, che te devo dire? Più che credente, io me considero credulone. In che senso? Che te devo dire? Incontro un ateo e io gli credo. Incontro un buddista e io divento buddista. E poi? Insomma, se incontro un cattolico, io sono cattolico. Davvero? Il cattolico mi piace. Perché? E c'hanno un Dio che è troppo simpatico. Nasce a Natale, quando sorge la luce. Risorge quando muore a primavera. Mi piace. È un Dio simpatico. Me fa speranza. Ah, è una cosa molto bella. Beh, io non so se sono cattolico, buddista o non saprei, però io vorrei tanto un miracolo per il mio gnocco emotivo. Miracolo? Certo, io penso che per il mio gnocco emotivo ci voglia un miracolo. Beh, insomma, se un Dio deve fare i miracoli, vuol dire che non è molto credibile. Ciao, G. Beh, non mi vuoi lasciare così, però con questo dubbio al miracolo. Porca miseria, mannaggia, mannaggia. Ma questa cosa del miracolo è molto bella. Oggi è molto bella. La morte e la risurrezione è una cosa molto bella. La vita dopo la morte e la risurrezione è una cosa molto bella. Sì, effettivamente è una cosa molto bella. Sa che c'è? Io mo domani e poi si vede.